Pizzico di. Mi ha finito le batterie. Là sì. Io lavoro all'alba. Le persone lavorano, beh, per me, pagato o non pagato, lo sapete, io sono strafelice così. Strafelice così. E ho trovato la consacrazione, ho trovato una TV nella quale Luca Bello, il tempo è bello perché varia, no, nella quale Luca Bello non mi chiede ciò che non voglio fare. Luca Bello, ma non gli serve neanche chiedermi le cose, sappiamo entrambi cosa può essere, delle cose interessano più a me che a lui, ma insomma c'è un bel feeling, c'è un bel feeling. Down do down, oh Black Devil, down do down. Vogliamo parlare della bellezza? Vogliamo parlare degli attributi sessuali? Allora, io sono convinto che un uomo ha una grande dotazione sessuale, sul piano cromosomico, ma anche sul, cioè, chi ha un certo tipo di attributi vive, a mio avviso, infinitamente meglio, perché A, è ambitissimo dalle donne, come gli sportivi, eccetera. Uno, B, proprio poi con l'attività fisica, no? Cosa che dovrei fare anch'io. Le endorfine, tutto quello che sappiamo, quindi sei desiderato dalla donna ad altri e come si dice, no? Sei in pace con sé, quindi sei desiderato, uno, corteggiato, inseguito, e poi hai un equilibrio ormonale che fa sì che tu proprio abbia successo. Una cosa alimenta l'altra, il successo nella vita, il successo nella vita professionale, tutto, no? La famosa alta autostima. Stessa cosa per le donne. Quando hai, voglio dire, sei accattivante, affascinante, ti basta uno sguardo, eccetera, eccetera, ti diverti, hai successo e quindi poi ti diverti. E gli arrampicatori sociali sono così, no? Tutto questo però, cioè, tutto questo è molto vero, diceva Don Monsignor Orlando Rigatieri. Ecco, vero, ecco, è molto vero. Però non si può dire in maniera esplicita, no? Ad esempio, c'è la terapia ormonale di testosterone per le persone non giovani, no? Può aiutare, può essere però sconsigliata per il discorso della prostata. Ora il caffè, stranamente, è chiuso. Magari cambia testimone. Allora, questi discorsi, allora, se uno va dal professor Alloro, paga per avere la scienza. Se li faccio io, sono molestie, sono pensieri di libertà, da non capire. Questo è, no? Non è che uno può in televisione raccontare, cioè, so, ad esempio, io non è che posso fare un programma televisivo dove racconto i miei incontri col professor Alloro, perché è disdicevole, sputo nel piatto dove mangiare. Capito? Il giornalismo è questo. Mai colpi bassi. Allora, ad esempio, un giorno andremo da Fanticini Reggio, cioè andremo qui da Cagni e Benelli, anzi dovremmo andare per cambiare la nostra alimentazione. Zeppa, vie più, vie più, vie più. Oh Black Devil, down to down. Quindi abbiamo finito la batteria, abbiamo portato. Non allentano la presa sugli ospedali. Se andiamo a vedere le curve sono ancora in crescita, continua a salire. Con il direttore sanitario di Varese, Lorenzo Maffioli, sfogliamo i dati della pressione sui posti letto. Vedete quanti bar chiusi? Ricoverati per Covid. E di C'era là nuovo una colombiana. Questo è il servizio postale, vedete? Dunque, dove ci possiamo affacciare a questo punto? Ah, là al volo, vediamo, vediamo. Mai una tregua da ottobre, ancora oggi quasi 400 ricoverati. Allora, dicevo, no? Fare questi discorsi è sintomo di squilibrio mentale, no? Ad esempio, la pornostar Malena, secondo me, vive benissimo. Per non parlare di Rocco, per non parlare di Mara Venier, ha 69 anni, lo spettacolo, il protagonismo. Poi ci sono persone che non lo cercano. Io per la visibilità arriverei a uccidere.
Addirittura vorrei comprarmi una pagina pubblicitaria sul Corriere della Sera o su o su Corriere.it. Oh, Black Devil Dance! Anzi, devo riparlare con Gazzanet, Gazzaneo. Oh, Black Devil Down, do down, do down, do down, do down. Sapore di mare, sapore di sale, che hai sulle labbra, che hai sulla bocca, la bocca. Cos'è questo? Prastia. Oggi ancora manifestazioni di piazza. È un po' che non vengo all'angolo dei quattro bar. È un po' che non vengo e questo là non c'è più. Quasi che non ci sia più. Non lo vedo più. Zona notte, sanitaria. C'è un bar velo, anche carino. Sparito. Strano, però, strano, strano. Molto, infatti. No, c'è, ma vediamo. Oggi forse sciopero. Dal lunedì al venerdì un cliente dalle 7:30. Ah, quindi manca ancora tempo. Ma, no, ma perché aprite? Scusate. Lebo. Eligible. Eli. Eligible. Gibo. Il dottor Gibo. Eli. Capite allora, scusate per le divagazioni, ma cercavo questo bar all'angolo dei quattro bar, eccetera, no? Allora dico, beh, cavolo, se uno ha successo nella vita, ha successo anche sul lavoro e viceversa. I personaggi di spettacolo, Simone Ventura, Giovanni Terzi, i terzisti, no? A un certo punto uno fa il giornalista, l'opinionista, lo showman, Nicola Porro, ad esempio. Io sono il nuovo Nicola Porro, faccio un po' di casino, come partner Vito, un bell'uomo, perché è un bell'uomo, no? Bisogna, il primo requisito, la bellezza. Allora Nicola Porro alla gente, Beppe Caschetto, però non si può dire, meschinità da parte mia. Nicola Porro. beh, insomma, alla von der Leyen? No. No, no, ma certo che hanno dimostrato, rispondo al mio denigratore, certo, Feltri, Cruciani, Nicola Porro, tutti hanno dimostrato più di me, anche quelli che verranno. All'angolo dei quattro bar. Poi ripeto, uno non è che può fare il tuttologo. Vittorio Feltri fa il tuttologo, fa un giornale, poi scrive per Tutto Spot con l'amico Javier Jacobelli. Addirittura è riuscito a piazzare su Tutto Sport una pagina su Dago Spia. Quando, vabbè, lasciamo stare. Quando a me un capo di Tutto Sport mi ha detto: Vanni, ah sì, Vanni, sì, passi dalla panciottina alla pornostar, la Sissi Neri. Scusa, ma abbi pazienza. Ma su, tu sul tuo giornale pubblichi una pagina su Dago Spia, poi mi spiegherai che è pertinente o impertinente forse. Poi quindi Virginia Caffè, vedete, eravamo stati. Torneremo in Serie A, torneremo in Serie A. Un cuoco, un autista, un sarto, le faccio io i capelli vestito da corazziere, guardi, sono veramente al suo disposizione. C'era? Il cinema, in particolare quello francese, perde un altro grande protagonista, il regista Bertrand Tavernier. Moi, je pense qu'un film à costume n'est pas un film sur le passé. N'est pas. Intervista di un paio di anni fa, Tavernier difendeva l'attualità dei film a costume, parlava di un cinema che resiste malgrado la crisi finanziaria, le pressioni dei distributori. Vincitore di un Leone d'Oro a Venezia per la sua 40. Sì, Leone d'Oro. Leon d'Oro. Grazie alle pelle. Leon. Il suo attore preferito, Felipe Noir. Lo sport, il calcio, esordio vincente per l'Italia a Parma nelle qualificazioni mondiali. Sentiamo Manuela Collazzo. È bastato un tempo alla nazionale di Roberto Mancini per sbarazzarsi dell'Irlanda del Nord nella prima partita di qualificazione. Francesco Repice, Parma. 2022. 14° gol di Domenico Berardi.